definisce la carica di componente del vicepresidente incompatibile dall'altro con quella del presidente del consigliere, che pertanto va eletto il nuovo vicepresidente del consiglio, che per effetto del comma 12 dell'articolo 30 del Costituzione va scelto consigliere Orsino tra i consiglieri dell'opposizione con il mandato di precedente comma 7, nello stesso dello statuto, ovvero con le stesse modalità con cui viene eletto il presidente del consiglio. Il comma 7 si dispone la seduta di interoperabilità del comma precedente comunque l'altra con la maggioranza assoluta dei consigli assegnati, se le due prime votazioni da dell'inizio della seduta della stessa seduta non viene raggiunta la maggioranza di cui al comma precedente. Delle successive sedute adesi all'intervallo di 10 giorni sufficiente a viene del centro di presidente la maggioranza assoluta dei consigli assegnati. Ci saranno le due votazioni dove è necessario che il vicepresidente acquisti la maggioranza di due terzi del consiglio, quindi si può votare con la maggioranza del consiglio assegnati, ma per essere eletto il vicepresidente dovrà raggiungere i due terzi dei consiglieri comunali, del consiglio comunale, 24. Tanto permesso il presidente del comune di ricevere la elezione del vicepresidente mediante votazione segreta e da maggioranza di due terzi dei consiglieri assegnati. Allora, visto la turbolenza che anima l'Aula, non vi alzate dal bottone, io chiamerò ogni singolo consigliere, verrà predisposto il solito la solita cabina elettorale, dato il bigliettino da pena, votato il nome, messo nell'urna, si dovrà appunto nominare due sfondatori, che io nominerei nella persona del consigliere Pugliese e del consigliere Coluccio.
anni e va bene. Così va bene.